Bentornati su No Mamma Mazzo e bentornati nella rubrica Fumetti. Oggi parliamo ancora di Bugs Comics e parliamo di Samuel Sterna, numero 41, il fantasma di Anna Never. No, Anna per sé. No, damn it! Samuel Sterna numero 41, Anna, semplicemente Anna. Ovviamente stavo dando vita ai vari commenti che avevo visto sotto ad alcuni post della Bugs Comics, che ovviamente andavano a, come dire, fare il verso ai numeri di Dylan Dog che ho citato. Come detto proprio da Gianmarco Fumasoli stesso nell'editoriale, questo numero è stato scritto di nuovo dalla malefica, dalla maledetta Trinità, quindi da Fumasoli stesso, Filadoro e Savegnago, dopo quattro numeri di assenza, quattro numeri che sono stati scritti da altri autori. E tutte le volte che la Trinità è al timone di un numero, si aggiungono tasselli a quella che è fondamentalmente la trama orizzontale di Samuel Stern. Si aggiungono tasselli per arrivare al finale di stagione. Anche questa volta, in questo caso, il finale di stagione parlerà proprio dell'apocalisse di Samuel Stern. Qui pare anche che ci spieghino che Samuel Stern non ha perso i suoi doni, il suo potere dopo Abisco o dopo il rito, come già in altri numeri aveva fatto, ci aveva tenuto a farci sapere, ci aveva tenuto a precisare, ma pare, sempre parlando per ipotesi insieme ad Angus, che invece pare che lui abbia aumentato i suoi poteri, che abbia aumentato il raggio d'azione della sua antenna. Il suo dono magari ora è così amplificato da confonderlo, da non riuscire a capire quello che sta vedendo. Pare appunto che non sia semplicemente un radar che cerca demoni all'interno dell'essere umano, ma riesce a trovare una connessione con l'ombra dell'essere umano ovunque ci sia. E vi ricordo che il fatto che un essere umano abbia un'ombra non significa che abbia ancora un demone dentro di sé. È una distinzione che io tendo sempre magari a non dire troppo apertamente, ma gli autori di Samuel Stern hanno sempre fatto una distinzione netta tra le due cose, solo che finora tutte le persone che abbiamo visto che avevano un'ombra dentro di sé, questa ombra ha poi generato un demone, ma non è necessariamente così. Ci può essere l'ombra senza che il demone si sia ancora formato. È il caso di Anna, dove appunto Samuel non riesce a percepire questa entità demoniaca all'interno della persona che potrebbe essere posseduta. Questo è un numero quasi didascalico, è sicuramente molto filosofico, uno dei numeri più filosofici che abbiamo letto di Samuel Stern finora, e tutte le riflessioni al suo interno io le ho trovate davvero molto interessanti, ma è chiaro che siano degli spiegoni enormi, al punto che sono dovuti arrivare all'escamotage di mostrarci una partita di calcio femminile mentre ce li davano, per dare un po' di azione in questa tavola rotonda di protagonisti che dicevano la propria riguardo all'argomento. Ciononostante, in questa tavola rotonda di opinioni comunque non mi spiego la presenza di Angus, che per quanto ne abbia da dire sull'argomento non mi sembra strano che sia stato presente alla partita insieme agli altri. Viceversa, Penny non ha ragion d'essere nella discussione filosofica, ma era molto giustificata la sua presenza alla partita. Direi che l'unico fil rouge che collega tutti e quattro i nostri protagonisti è stata la volta che sono stati coinvolti in una sorta di sogno, di incubo comune che li ha visti tutti e quattro, però poi non è che li abbiamo visti insieme ancora, e è comunque carino vederli tutti assieme, ma è ancora strano perché non ci sono stati dei momenti che li hanno connessi in modo giustificato, in modo logico. E il fulcro della discussione è di cosa è fatta la coscienza umana, di cosa è fatta l'anima umana. In questo caso la protagonista Anna ha fatto un incidente che le ha causato la perdita della memoria.
E pare, da quello che scopriamo lungo il numero, che Anna fosse una pessima persona, fosse un pessimo essere umano prima di perdere la memoria e dopo invece abbia cambiato appunto la sua coscienza, si sia in un certo senso, come dice Samuel, resettata. Però su questo padre Duncan pare prima di per sé avere una sorta di sussulto, sostenendo che l'animo umano non può essere resettato, l'animo umano non è un computer. Mentre Angus aggiunge sul piatto un parere molto importante, ovvero se io ho commesso dei peccati in passato, quando ero una persona diversa, e poi appunto è successo qualcosa che mi ha fatto dimenticare quella persona, che mi ha fatto essere una nuova persona, sono... li ho scontati quei peccati? Sono giustificato? Non devo, insomma... pagare per i miei crimini se non li ricordo? Angus mette sul piatto persino il libero arbitrio dicendo: se noi viviamo influenzati anche dal contesto, in questo caso della memoria, ma si può parlare anche del contesto ambientale, che ci condiziona, ha senso appunto parlare di libero arbitrio? Qua si va un pochino oltre anche diciamo il concetto cattolico di libero arbitrio, si va un pochino di più in alcune frange del protestantesimo. Ed infatti è proprio qui che padre Duncan interviene dicendo che, come sostengono molti preti moderni, non è necessario aspettare la fine dei tempi per la resurrezione dell'anima. Ci sono delle resurrezioni ogni giorno, tra cui appunto anche quella che può stare attraversando Anna, ovvero Anna era una persona diversa, una persona peggiore, negativa, e questa occasione, l'occasione dell'incidente, gli ha dato modo di risorgere come nuova anima, come persona che ha scoperto se stessa in un altro modo e quindi può, diciamo, vivere la sua vita da capo, appunto come quando avviene la risurrezione, come quando la risurrezione dai peccati, come quando appunto alla fine dei tempi Gesù ti fa risorgere per ascendere ai cieli, immonda dai tuoi peccati e tu rinasci a vita nuova, o anche banalmente quando vieni battezzato secondo il rituale cattolico, tu rinasci a una vita nuova in Cristo e di conseguenza sei una persona risorta. In conseguenza Anna ha avuto una nuova occasione per padre Duncan, una nuova vita, e sta a lei saperla sfruttare oppure ricommettere di nuovo gli errori di prima. Infine Angus si spinge sulla psicologia tirando in ballo una metafora su una carrozza che è la nostra persona trainata da cavalli che sono gli impulsi, dal cocchiere che è la mente umana e il passeggero che pare essere l'anima. Perché dico psicologica? Perché è un po' anche una metafora dell'io, del superio e del lead, ovvero il superio è la mente, in questo caso il cocchiere, il lead, ovvero i nostri istinti, i nostri impulsi primari, sono i cavalli che trascinano la carrozza, e l'io, che dovrebbe essere la metà delle due cose, in questo caso l'anima è ben altro, però è giusto per darvi un'analogia, è rappresentata dal passeggero che dovrebbe decidere cosa fare, dovrebbe decidere qual è la direzione che questa carrozza deve prendere. E sempre Angus sostiene che la maggior parte delle persone in realtà non lascia decidere al cocchiere, non lascia decidere all'anima, si può lasciar trascinare appunto o dai cavalli, quindi o dagli impulsi primari, oppure può lasciarsi diciamo guidare dal cocchiere, quindi dalla mente, ma anche dall'ambiente, dal contesto che ci spinge a seguire determinati schemi sociali. Un po' una riflessione non troppo lontana dall'ultimo numero di Dylan Dog, che ci parlava appunto di senza volto e di persone che vengono influenzate fondamentalmente da questa antenna 6G che non ci dà un'opinione nostra, e dalle persone invece che sono delle libere pensatrici. Ecco, quella era più una riflessione sull'ambiente che ci circonda, sulla massa e sull'individuo. Qua invece è più interna all'animo umano, che sono esattamente i punti in cui diverge Samuel Stern a Dylan Dog, neanche a farlo apposta. Mi piace un po' questo ping pong nello stesso mese su un argomento
molto simile, comunque delle sfaccettature dello stesso argomento. Insomma, fatto sta che questo spiegone di fronte alla partita di calcio è comunque lo spunto più interessante del numero. Per il resto è un argomento che è già stato sfiorato nel numero 3 e nel numero 6, Valerie, il numero che ha fatto più successo finora, appunto, di tutta la storia di Samuel Stern, un numero che è rimasto molto impresso. Come sapete, io non sono uno dei sostenitori sul fatto che Valerie sia il numero più bello di Samuel Stern, è comunque un bel numero, però sia il numero 6 Valerie sia il numero 3 Legione parlano appunto di cosa succede quando l'essere umano viene lasciato dal demone. In questo caso in Legione, nel finale di Legione, scopriamo che l'umano era molto peggiore del demone che lo possedeva, al punto che una volta che l'umano è stato lasciato solo ha commesso degli atti atroci. In Valerie non proprio la stessa cosa, però scopriamo che Valerie, una volta che è stata svuotata dal demone, ha comunque delle ossessioni, si ossessiona per Samuel al punto di diventare una stalker, di commettere qualcosa di davvero pericoloso. E a questa lista si aggiunge anche Anna, forse proprio per quello che hanno voluto dare un nome proprio di persona femminile al numero, come in Valerie, perché anche Anna, come Valerie, è una persona molto migliore con il suo demone. Addirittura in questo caso è il demone ad aver preso posto della coscienza di Anna, che ha un aspetto molto demoniaco nel subconscio di questa persona. Fino all'ultimo Samuel, che non ha una visione fortemente cattolica come quella di padre Duncan, anzi ha molte più sfumature di grigio, pare stesse pensando di vedere se riesce a esorcizzare il demone dalla coscienza di Anna e lasciar vivere il demone indisturbato dentro Anna, dato che il demone è migliore di Anna stessa. Ma è il demone stesso invece a sapere cosa è giusto fare e si fa esorcizzare da Samuel, di fatto finendo in Legione e quindi lasciando di nuovo posto alla sola, unica e indisturbata coscienza di Anna, coscienza non demoniaca di Anna, che è comunque orribile. Insomma, in questo numero Samuel fa la cosa giusta secondo la morale che gli ha sempre dettato padre Duncan, ma non la cosa giusta per il mondo, dal momento che poi Anna, tornata in carriera, avrebbe di nuovo fatto cose orribili attraverso la sua azienda, attraverso il potere che le dava la sua azienda. Che non è molto chiaro, ma non è nemmeno tanto importante in questo numero, non ci è dato sapere se i due momenti di tentato suicidio di Anna sono stati dati dalla coscienza di Anna, che non ne poteva più, oppure dal demone interno ad Anna che cercava di uccidere la persona Anna in quanto orribile persona. Questa cosa non si è molto capita, però fondamentalmente chi se ne... cioè non era questo il fulcro. Sarebbe stato carino magari capirlo, però non è importante, ecco. Poi in questo numero assistiamo alla seconda liaison amorosa tra Samuel e un personaggio che incontra. L'altra volta era capitato, se non sbaglio, in Simulacra. Qui è capitato dopo tantissimi numeri, siamo al numero 40, 41. E Samuel, niente poco di meno, si innamora, ha una relazione amorosa, non solo sessuale, con un demone a tutti gli effetti, con una coscienza demoniaca. Anche se è un po' strano che questa coscienza demoniaca sia così buona, forse proprio perché è nata... uno, perché è nata da una persona orribile e quindi forse per contraltare è diventata più buona, e due, perché ci hanno già detto in passato che questi demoni in realtà non sono il male assoluto, sono il male assoluto secondo la visione cattolica rappresentata da padre Duncan, ma sono ben altro. Non abbiamo ancora capito cosa c'è sotto, ci sono di mezzo anche gli angeli, vi ricordo sempre che ce li siamo dimenticati per strada, tant'è che mi stupisce che questa non sia stata una possessione angelica, dato che era così brava questa Anna. Secondo me ci sono molte cose che dovrebbero spiegarci meglio nel finale delle Apocalissi, oppure dopo le Apocalissi spero che si riprenda il discorso angelico e che ci spieghino finalmente che cosa c'è sotto, perché è chiaro che i demoni non sono davvero malvagi, e solo perché sono sovrannaturali, solo perché hanno a che fare con l'occulto, con l'esoterico, non
per forza devono essere cattivi, però ci devono anche un po' spiegare che cosa sono, da dove vengono. Ho trovato un po' strano il finale dove ci mostrano appunto l'assistente di Anna che ha abbandonato il lavoro e lo hanno rappresentato con i capelli molto lunghi, però per crescere dei capelli così ci vuole tantissimo tempo. Se seguite Gianmarco Fumasoli sapete che lui tuttora non ha raggiunto questo livello di capelli nonostante ci stia... lo stia raggiungendo. Quindi quanti mesi sono passati dal cuore della storia all'epilogo, e in questi mesi cosa è successo? Vabbè, fa niente, è una stupidata, è solo una rappresentazione del personaggio, però ecco, io piuttosto che avergli fatto i capelli lunghi gli avrei fatto semplicemente la barba e un altro stile di vestiti come ha d'altronde, perché non lo so. Nota a margine, che mi stavo quasi dimenticando, la fantastica intro di Twitch, dove c'è questo streamer che appunto è un complottista, uno delle teorie del complotto, delle teorie dell'occulto, che inizia a vedere il nome Samuel Stern un po' troppo spesso cicciare fuori su dei casi occulti, su dei casi risolti. Questo serve innanzitutto a spiegare come farà poi l'assistente a trovare Samuel Stern, dato che non è come Dylan Dog che mette fuori i manifesti di quello che fa. Però è anche molto interessante a livello della trama orizzontale che il nome di Samuel Stern inizia un pochino a farsi sentire in questo sottobosco occulto. Ammetto che un pochino mi sento escluso, perché questa sarebbe stata una fantastica occasione per citare tutte le persone sui social che parlano di Samuel Stern. Ora non, assolutamente non volevo essere il volto di questo personaggio qui, anche perché ci sono personaggi, ci sono colleghi, scusate, con più numeri che parlano di Samuel Stern e ne parlano più spesso, però ecco, tra tutti questi nomignoli qua oppure tra i vari altri canali sarebbe stato carino vedere magari dei nomi, delle strizzate d'occhio a noi sterniani. Tra l'altro c'è anche il giochino sternofilia, citando appunto il primo tentativo di nomignolo dei fan di Samuel Stern, che venivano chiamati sternofili, poi a gran voce sono stati chiamati sterniani su richiesta dei fan stessi. Quindi ecco, tutti questi easter egg ci sono stati, ma potevano essercene di più, non fa niente, è una stupidata, sarebbe stato carino. Perdono anche il fatto che il disegnatore Jacopo Cigarini è alla suo primo numero di Samuel Stern e quindi magari nessuno gli ha voluto insistere sul fatto, ehi, però magari metti questo nome, metti quest'altro. Assolutamente non era necessario, però sarebbe stato carino, sarebbe stato divertente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, di questo trattato filosofico che c'è stato attorno al caso di Anna, se vi ha convinto che Anna appunto fosse così dopo Abisco, e se questo ci potrà permettere magari di ampliare in futuro il mondo di Samuel Stern nei prossimi numeri, e cosa vi aspettate appunto da questo finale, da questa apocalisse. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, che ovviamente sarà Singularity.